Stasera siamo ospiti dell'American Show, come ormai da diverse puntate, e quindi cogliamo l'occasione per fare al nostro amico Vito Triunfo delle domande sul locale stesso e così ci racconta qualche novità. Come potete vedere, infatti, siamo seduti al ristorante che è inaugurato da luglio, ma che sta già andando alla grande. Raccontaci qualcosa, Vito, di questo locale. E del ristorante soprattutto. Volentieri, ecco, come hai accennato te, siamo in una location del locale diversa da quella che abitualmente i nostri amici a casa sono abituati a vedere. Siamo appunto nel ristorante che, come hai detto te, abbiamo inaugurato a luglio dell'anno scorso e che ci sta dando davvero tante soddisfazioni, perché chiaramente è una cosa che sapevamo doveva prendere piede piano piano, ma che davvero è entrata nelle abitudini dei numerosi clienti che ci vengono a trovare, anche perché la particolarità è che, appunto, oltre a essere appunto un normale ristorante aperto al pubblico, è aperto anche tutta la notte, quindi tutti coloro che vengono nel locale possono in qualsiasi momento della serata accomodarsi al ristorante e cenare, insomma, e questo effettivamente è una cosa che viene molto gradita, insomma, dai nostri amici, per non parlare poi di tutti della convenienza, perché oltre che essere un ristorante alla carta, dove appunto c'è un menù con tutti come appunto un normalissimo ristorante, ci sono anche vari menù degustazione che di vario prezzo, quindi addirittura da 20 euro, da 30 euro, compreso l'ingresso, quindi tanti dimostrano di gradire questa cosa, perché appunto anziché solo l'ingresso 15 euro, con un menù degustazione anche di 20 euro c'è l'ingresso, la cena, insomma, e quindi è anche una cosa abbastanza conveniente, insomma, ecco, uno sapendo di spendere già una cifra ben definita, insomma, evita sorprese, appunto, tra l'altro appunto sono anche cifre abbastanza contenute, quindi a maggior ragione ancora più gradite. Quindi convenienza e qualità, perché comunque possiamo garantire che i piatti sono ottimi, e ottime, diciamo, sono anche le presenze delle ballerine e artiste del locale che si esibiscono tutte le sere. Abbiamo qua un esempio di bellezza, Veronica, e raccontaci, Vito, qualche novità riguardo alle serate. Sì, come giustamente anche questa volta hai sottolineato un appunto importante, perché oltre appunto al classico ristorante c'è questo valore aggiunto delle nostre artiste, quindi la possibilità, oltre che cenare normalmente, di cenare con una delle nostre artiste al tavolo, oppure cene di gruppo, cene d'affari, di acerebato, compleanni, e con le nostre cameriere sexy, che quindi oltre che servire fanno compagnia a tutti coloro che sono a cena durante tutta la cena, e soprattutto come puoi vedere, insomma, è una zona, diciamo, a parte, però comunque che dà la possibilità a chi ha cena di godersi lo spettacolo, insomma, e quindi veramente fare una serata completa, quindi cenare contemporaneamente allo spettacolo bellissimo, che insomma c'è tutte le sere, quindi con l'ambiente inconfondibile che c'è nei nostri locali, di piacevole confusione, bottiglie che vengono regalate ai gruppi che applaudono di più, un vocalist che fa una piacevole confusione, insomma, e quindi, insomma, è tutto un ambiente che, ripeto, è una cosa che davvero sta prendendo sempre più piede, che veramente dimostra grande entusiasmo anche nei nostri clienti.